Il palco dell'Ariston, i big ma anche i giovani, eccoli qua, io sempre voglio, sono con noi in diretta sullo Stargate Studio 54 Network, un po' di Bruce Brothers, vagamente. John Belushi mi piace tantissimo. Che poi ho notato che avete anche una buona cultura musicale, anche per quanto riguarda i film, siete ragazzi impegnati. Ascoltiamo molta musica, sì, è diversa soprattutto. È diversa, allora, io sempre voglia, sezione giovane, ci presentiamo con i nomi. Allora, iniziamo da te, che sei colui che scrive, canta, fa tutto lui. No, tutto no. Quasi tutto. Siamo un gruppo, arrangiamo insieme. Io sono Vittorio, voce chitarra. Roberto, chitarra e cori. Onni, batteria e cori. E Silvia al basso. Ragazzi, allora, parliamo un po' di voi. Innanzitutto, come vi siete incontrati, perché vi siete incontrati e come nascono le vostre canzoni? Ce la stiamo chiedendo ancora noi, come ci siamo incontrati. Noi abbiamo iniziato quasi 10 anni fa, eravamo solo io, Silvio e Onni, facendo punk hardcore in un garage nel quale abbiamo preso anche 1600 euro di multa per disturbo alla quiete pubblica, roba di crestoni, catene. L'avete pagata? Certo. Allora certo. Con l'ITR, non temete. Guarda cosa ha fatto, ha abbassato il cappello, gli occhiali, certo, l'hanno pagata. Ti trovarono lo stesso. Niente, poi siamo passati da una fase cantautorale, adesso abbiamo trovato questa soluzione pop rock che piace, ci piace, continuiamo così. Io devo dire che voi guardate spesso lui quando cantate, perché secondo me è il vostro punto di riferimento, anche se tu non te ne accorgi, ma noi da casa ci siamo accorti di questo. Cioè tu secondo me sei l'emblema del gruppo, quello che... Ma forse perché sono grosso, quindi loro sperano che io non occupi la loro visuale. Assolutamente. No, perché da quando suoni dal vivo è importante guardarsi l'un l'altro, anche perché alla fine la stai vivendo, è un po' come fare l'amore. Cioè la devi vivere. Tu sei poetico proprio al massimo. Insomma, il nome della band già parte bene, quindi mi aspettavo qualche tipo di riferimento di questo tipo. Magari sei un po' malizioso, ma non è così. Sì, è vero, In realtà è un messaggio di speranza. In questo momento di crisi, che non sai se ti alzerai al mattino e avrai ancora il letto sotto la schiena, è un messaggio di positività e speranza. Ad avere sempre voglia in qualsiasi momento della vita, della giornata, sempre. Noi abbiamo sempre voglia di continuare a suonare, di fare un bel percorso, perché sono 10 anni che facciamo gavetta, quindi sai. Ragazzi, c'è qualcuna delle eliminazioni di ieri sera, non solo fra i big, ma anche negli scontri diretti fra i giovani, che vi ha sorpreso? Ma a noi piacciono molto i Beadle, però siamo conterranei e anche fan di Eric Camus, quindi... Ecco, è stata dura quello scontro lì. A me è dispiaciuto per Pier Davide Carone. A me piaceva molto. Ah, parlavamo di big. No, di entrambe le categorie. Ah, ok. No, dei giovani. Cioè, a me piacevano tutto quello di giovani. Marlene Kunz. Marlene. Io direi invece che sono molto belle le canzoni di tutti i giovani. Preferisco quelle dei giovani a quelle di big. Bravo, questo è stato sottolineato da gran parte della stampa. Avete in un certo senso salvato il festival. Ragazzi, parliamo di Incredibile, di questa canzone che è molto orecchiabile, secondo me nelle radio andrà tantissimo, quindi merito vostro. Ecco, parliamo di questa canzone e naturalmente quello che c'è dietro oltre la canzone, quindi un album e se ci sono anche dei concerti, dei tour per la presentazione. La canzone ha un concetto, ha preso spunto da un quadro di Antonello da Messina che... l'annunziata è un quadro che raffigura Maria, ma non ha aureole, non ha ori, non ha sfarzi, non ha niente di questo. E quello che ci colpiva era proprio il tema delle ragazze madri, no? Questa ragazzina è impaurita, quindi abbiamo preso spunto da questo per parlare della semplicità, del non farsi troppi castelli per aria, di viversi le emozioni senza troppe beghe. Ecco, è partita da questo. Ma c'è anche un album che... al quale siete... È uscito già un album, è un prezzo pazzesco, su Amazon è a 7,45 euro. Anche il prezzo, vi dicendo. E invece c'è anche un live, un tour di presentazione? Sì, ci sarà un tour, la condizione live è quella che preferiamo, quindi speriamo di suonare tanto dal vivo che la gente venga a sentirci, perché noi non siamo solo ballata. Anzi, siamo proprio per questo, rock. Venite, seguiteci su Facebook, proprio per sapere date, roba. Il nostro indirizzo su Facebook è facebook.com/iosemprevogliaofficial. Lì trovate date, trovate foto, trovate video imbarazzanti, nozzi. Li trovate ormai anche sul nostro sito e su YouTube, i viti caricati da Studio 54. Anche a voi chiedo, anche se sarà difficile mettersi d'accordo perché siete in quattro, l'artista nazionale e internazionale con cui vi sarebbe piaciuto duettare? Max Gazzè sicuramente, l'italiano.
Io internazionale direi Radiohead. Però secondo me è difficile portarli a Sanremo. Io anche vado per weekend, facciamo un gruppazzo di 10 persone. Anche se vi vedo anche con la musica a scavo, avete un po' questa. Certo, adoriamo Madness, Bad Manners, certo. Avete questa verba. Ragazzi, allora, c'è qualcosa che vorreste fare subito, nell'immediato? Qualcosa dobbiamo fare questo? Un concerto, un bel concerto di 2 ore a sudare, a divertirci. Sì. Pensavo dicessero dormire, Luciano, perché la Giulia raccontava che ha 2 ore di sonno. Voi quanti siete riusciti ad accumularne? Noi abbiamo dormito, quelle 5 ore le abbiamo fatte stanotte, dai. Però abbiamo voglia di cominciare la promozione, quindi appena finisce un po' questo carrozzone, partiamo. Noi abbiamo sempre voglia, anche di notte, anzi soprattutto. Ragazzi, domanda di diritto anche voi: chi vincerà Sanremo? Non dei giovani, ma dei big. Dai, a questo punto speriamo Dolce Nero. Io spero Bersani, a me piace molto la canzone di Bersani. Un pallone. I Marlene e Kulz. Per me. Che sono stati eliminati. Se li ripescano. Per me è stato triste che hanno insomma eliminato Marlene e Kulz, perché mi piaceva tantissimo la loro canzone. Qua c'è il lutto per i Marlene e Kulz. Anche perché ogni anno si cerca un po' di, tra virgolette, svecchiare il genere di Sanremo, prendendo questi gruppi un po' alternativi, no? Che poi rappresentano. Però fanno sempre la pessima fine. A parte la Cruz, che l'anno scorso. Giovanardi è il nostro padrino che ci segue, ci chiama, ci ha anche sponsorizzati, sì, è il nostro padrino, è il nostro amante. Ragazzi, una collaborazione come gruppo con un artista internazionale? Abbiamo detto prima Radiohead. Radiohead. Perché ognuno diceva la sua, quindi Radiohead tutti quanti. Ragazzi, allora vi facciamo un grosso in bocca al lupo per la vostra carriera. Vive il lupo, so che avete le idee molto chiare, oltre che siete poliedrici, e questa è una cosa molto bella, perché sai, parlare di arte, musica, non è semplice, quindi vuol dire che le scappatoie le avete, sono tante. Sì, no, a noi piace l'arte perché io e Silvio abbiamo frequentato l'Istituto d'Arte, adoriamo la storia dell'arte in generale. E poi la musica, per quanto riguarda la musica, ognuno di noi ascolta una cosa diversa. Andiamo dal punk al prog alla classica. Nel caso va male, ci buttiamo nel programma di Philippe Daverio. Sì, Passepartout. E vai. Ed è fatta. A Sanremo vi ha accompagnato qualcuno dei vostri familiari oppure da amici siete partiti? No, ha parlato. No, i nostri familiari ci seguono da casa. Noi preferiamo rimanere belli concentrati da soli in questo ritiro. Ma una ragazza dietro non se l'è portata nessuno. Niente, le donne a casa. La canzone c'è una ragazza. Noi purtroppo è un mese che siamo tutti insieme. Siete sforniti. Sì, però torneremo a casa e magari. E dopo Sanremo forse avrete un po' di appigli in più, ve lo auguro. Forse io. Avremo. Ci conti. Grazie, io ho sempre voglia, ragazzi. In bocca al lupo, buon lavoro. Il festival continua. Il motto di Morandi è siamo tecnici. Siamo tecnici. E voi forza, anche perché è una cosa importante. Un gruppo si può dare forza da solo, perché ma chi è singolo? Sì, infatti, questa è la nostra forza, il gruppo. Ragazzi, buon lavoro, in bocca al lupo. Viva il lupo, sempre. E un saluto agli amici di Studio 54 Network. Grandi, io ho sempre voglia. Andiamo avanti con la musica, con le hit, sempre in diretta da Sanremo. Io sono Luciano Procopio, Rosso dalla faccia. Facciamo una cosa, ascoltiamo questa canzone, che mi garba moltissimo e poi tra l'altro è bella. E questa è una cosa molto importante. Vi ascoltiamo, proprio reduci freschi dal palco dell'Ariston. Intanto vi ricordo che la radio si ascolta anche in streaming sul sito della radio, che è studio54network.it. Ecco qui, è partita, eh? Anzi, la vuoi annunciare, dai? Io sempre voglia, incredibile. Va bene così? Sì. Ascoltiamo, che bello. C'è una ragazza, è la cosa più incredibile che l'amo. C'è una ragazza, è la cosa più incredibile tenerle la mano. C'è una ragazza che non parla mai di sé. Ragazza è la cosa più incredibile che l'amo. C'è una ragazza è la cosa più incredibile sentirle calda la mano.